Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video faremo una cosa che non ho mai fatto sul canale, ragazzi. Oggi parleremo di calcio. Ci troviamo in questo momento nella villa di Cristiano Ronaldo. Oggi andremo ad allenarci in un nuovo fighissimo stadio, ragazzi, che non vedo l'ora di farvi vedere. L'hanno costruito qua a Los Santos ed è per questo che oggi ci troveremo lì con alcuni altri giocatori di pallone, ragazzi, e faremo delle cose incredibili. Ma comunque, come vedete, abbiamo una bellissima vista da questa villa, ragazzi. È davvero, davvero incredibile, incantevole, guardate qua. E ragazzi, oggi vi sto anche annunciando una novità molto grossa. Come vedete, la grafica è molto migliore. Questa è la mia nuova mod grafica, ragazzi. Ho modificato l'ultimissima mod grafica che è uscita e ho fatto una personalizzazione, ragazzi, su misura. Si chiamerà la Super Gash Bell 5, la Super Gash Bell 5, e sarà disponibile per voi. Poi vi aggiornerò più avanti in un nuovo video, ragazzi. Adesso la sto ancora perfezionando, ma appena sarà pronta farò un video sulla mod, ragazzi, e ve la presenterò. In ogni caso, adesso andiamo via, che è appena arrivata l'alba, ragazzi. Guardate quanti palloni ho in giro. Questa, ragazzi, è la nostra bellissima villa, naturalmente sulle colline di Los Santos. Infatti si vede la città, guardate che bella, è veramente bellissima. In ogni caso, non perdiamo troppo tempo, ragazzi, entriamo dentro e direi che siamo pronti. Ho tutto in macchina, quindi usciamo, semplicemente entriamo, ragazzi, nella nostra Bugatti 110. Guardate che macchina, ragazzi, guardate che roba incredibile. Questa è la macchina di Cristiano Ronaldo, la nuova macchina di Cristiano Ronaldo. Oggi sarà tutto ambientato, ragazzi, nel 2020, poi vi farò vedere non solo lo stadio ma anche la maglietta di Ronaldo, che anch'essa sarà disponibile, ragazzi. La metterò perché l'ho creata io, la mod appunto del 2020, quella stagione nuova. E naturalmente abbiamo anche questa casa che è veramente wow. Ok, usciamo da qua, ragazzi. Sentite che rombo che fa, sentite il rombo di questa macchina, ragazzi, una cosa veramente incredibile. Allora, lo stadio, ragazzi, dovrebbe trovarsi verso qua, bene o male. Adesso vediamo perché è completamente nuovo, neanche io lo conosco, quindi vediamo. Dobbiamo attraversare praticamente Los Santos per arrivarci, quindi ci vuole un attimo di tempo. Ok, qua tutto libero, andiamo, ragazzi, partiamo. Che figata, guardate, ditemi se lasciate un like sotto questo video, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Lì ci aspetteranno alcuni dei nostri compagni, ragazzi. C'è Neymar, attenzione che qua, ok, non della Juventus, c'è Neymar, c'è, attenzione, ci sono altri, poi li conosceremo, ragazzi. Werner, non mi ricordo sinceramente gli altri nomi, ma poi li rivedremo insieme una volta che siamo arrivati là. E ragazzi, voglio farvi vedere lo stadio perché è veramente una cosa incredibile, incredibile davvero. Poi guardate questa macchina, cioè che figata è. Mi piace un sacco lo scarico che ha, vedete che viene indietro proprio, cioè tipo fucile, tipo due fucili a pompa che puntano di fuori, è veramente incredibile, davvero davvero, ragazzi. Comunque, in ogni caso, attenzione, vediamo di raggiungere immediatamente lo stadio, che così ve lo posso far vedere perché è veramente enorme. Ci sarà un sacco di folla a guardare, anche se è un allenamento, ragazzi, di solito c'è sempre qualcuno che ci guarda, soprattutto in quello stadio nuovo. Hanno venduto dei biglietti solamente per vederci allenare, quindi naturalmente li andiamo ad accontentare, ragazzi. Comunque, guardate che bello, tutto in fibra di carbonio con il contachilometri analogico. Naturalmente gli analogici sono i migliori, naturalmente, come ovvio che sia. Guardate la Porsche davanti, targata Francia, incredibile. Bellissima. Niente, guardate che bella che è, anche da davanti comunque molto bella, ma il dietro mi piace particolarmente, soprattutto le luci. Comunque, ragazzi, io purtroppo non conosco moltissimo il mondo del calcio, quindi se faccio qualche errore mi dispiace, scusatemi, soprattutto sulle squadre, sugli aggiornamenti, sui nomi dei giocatori. Non ho mai seguito, non lo so, per questo non ho mai fatto un video né di FIFA né di nulla del genere, ragazzi, perché proprio non ne ho la più pallida idea. Però oggi c'era uno stadio così bello, ragazzi, che non potevo non farvelo vedere. Ok, andiamo qua a sinistra. Dobbiamo passare praticamente per il centro di Los Santos. Guardate, anche le frecce sono molto particolari, non essendoci le frecce arancioni, sono praticamente come quelle americane che si accendono, avete visto? Così, proprio quelle rosse, metà fanale si accende, bellissimo. Ok, allora vediamo un attimo, intanto qua, che velocità può arrivare questa macchina, perché sinceramente non ho mai provato 160, 190, 200 quasi. Siamo arrivati quasi a 200, ragazzi, incredibile, quasi 200 km orari. Cioè, ma guardate che bello, che guardate che bello, che ambientazione, ragazzi, che grafica, è una cosa veramente, vi giuro, incredibile. Spero che lo riusciate a vedere anche voi nonostante tutto. Questo video è in 4K, ragazzi, come tutti gli altri miei video, quindi se volete e se potete, potete vederlo in 4K perché ne vale veramente la pena, secondo me. Comunque, ragazzi, dovremo quasi esserci. Vediamo già lo stadio, lo vedo laggiù, quindi vediamo un attimo di mettere la freccia. No, aspettate, questa è diventata una zona pedonale? No, non è diventata una zona pedonale, ecco qua. Ok, si può passare, si può passare, benissimo. Ok, freccia a sinistra, ci siamo quasi, ragazzi. Vediamo se si trova da questa parte, mi pare di sì. Almeno secondo le indicazioni che mi ha dato il manager dovrebbe trovarsi qua. Ok, sì, in effetti, ragazzi, è esattamente qua. Guardate che figata che è lo stadio nuovo. È bellissimo. Wow.
Wow, ok, allora parcheggiamo nella zona e adesso dobbiamo parcheggiare... No, qua aspettate, questo è un parcheggio ma non voglio parcheggiare qua, devo parcheggiare proprio dentro perché non... soprattutto per la macchina, ragazzi. Ok, ragazzi, ho trovato il modo di attraversare, parcheggiamo esattamente qui la macchina, ok? Dovrebbe esserci un parcheggio migliore forse, ma non fa niente, parcheggiamo lo stesso qua. Abbiamo tutto il ricambio, abbiamo tutto quello che ci serve naturalmente per giocare e vediamo un attimo di salire sopra e vi voglio far vedere questo stadio, ragazzi. Innanzitutto da fuori, perché da fuori già ne vale la pena, guardate che figata. Incredibile, questo è lo stadio del Belgio, ragazzi. Guardate che figo, standard di Liege. Ok, allora proviamo ad entrare dentro, perché qua, ragazzi, non avete visto ancora nulla. Quello che c'è dentro è veramente, cioè, ciò che c'è di incredibile. Ok, ragazzi, allora, toilette, questa è l'entrata Q1, ok? Entrata Q1, guardate, no, non voglio spoilerarvi nulla, ragazzi, ma veramente, a parte che con la nuova mod grafica e con questo stadio qua, aspettate, no, entriamo perché ve lo devo far vedere, entriamo anche da qua perché veramente è una cosa incredibile, guardate. Oh mio Dio, guardate, ragazzi, che figo. E noi giocheremo esattamente lì. Guardate tutte le persone che stanno aspettando, tutti i tifosi, guardate che figo. È tutto lo stadio pieno di tifosi, ragazzi. Incredibile. Ok, quindi vedete ci sono le varie tribune, lì ci sono gli ultras e si vede tutto, guardate che figo. Ok, allora noi naturalmente dobbiamo andare giù nel campo a giocare. Vediamo di incontrarci prima con gli altri giocatori, ragazzi, con i nostri compagni e poi niente, vediamo di trovare, quindi devo scendere di nuovo, mi sa. Sì, mi sa che devo tornare di nuovo giù, perché di qua, se no, cosa ci sono? No, qua ci sono i bagni. Bagni, no, dall'altra parte allora. Ok, ragazzi, benissimo, ho trovato l'entrata. Penso che gli altri nostri compagni siano negli spogliatoi, quindi adesso direi che ci cambiamo e poi possiamo entrare in campo. Guardate, mette un po' di angoscia in effetti, è talmente grande, è talmente vasto con così tante persone che ti guardano, ragazzi, che veramente mette un po', non lo so, di angoscia. Ma in ogni caso entriamo negli spogliatoi, cambiamoci e poi andiamo sul campo. Ecco fatto, guardate che figata, veramente bellissimo. Se volete questa maglia, ragazzi, vi ricordo che quella di Ronaldo del 2019-2020 è disponibile per gli abbonati. Quindi naturalmente guardate che bella. In ogni caso abbiamo anche i nostri compagni, ma purtroppo, ragazzi, sembra che nessuno abbia intenzione di giocare, vero? Mi sa che nessuno qua oggi ha intenzione di allenarsi, ragazzi, il che è veramente una cosa veramente pessima. Neanche tu, mi cadi in basso, mi cadi a picco. E Neymar qua, cioè Mbappé, cioè nel senso, non veramente nessuno che ha intenzione di giocare oggi. Niente, ragazzi, niente da fare. Vabbè, in ogni caso ci alleniamo noi. Oppure dai, per favore, dai, qualcuno venga in campo con me, dai, così facciamo due tiri, ci alleniamo un po'. Chi vuole essere in porta? Chi vuole stare in porta stavolta? Qualcuno che vuole stare in porta? Vabbè, intanto andiamo tutti sul campo, dai, che so che poi vi viene la voglia. Dai, forza, andiamo tutti sul campo. Benissimo, ragazzi, allora noi entriamo da questa parte, perché si entra da questa parte. Guardate che bello il campo, veramente sterminato. Ma guardate l'erba, cioè, ragazzi, non ho mai visto in GTA un'erba così. È completamente realistica, è fighissima. Ok, allora vediamo di andare verso il centro del campo, ragazzi. Vediamo di correre verso il centro. E guardate che bello, una giornata stupenda. E soprattutto tutta la folla, cioè è una cosa davvero incredibile, incredibile. Abbiamo il pallone con noi, quindi adesso appena vogliamo siamo pronti, facciamo due tiri di riscaldamento intanto che gli altri nostri compagni magari arrivano. Comunque ecco qua, palla al centro, ragazzi, direi di posizionarla esattamente qui. Ecco fatto, allora adesso possiamo fare tutti i tiri che vogliamo, ok? Possiamo lanciarla lunga, lanciarla corta, scivolate, di tutto e di più, ragazzi. Sentite la palla sull'erba che movimenti fa. Oh, qualcuno che viene, oh, ora sì, vi state scaldando, vi state scaldando. Son felice che vi stiate scaldando, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Oh, così si fa, altro che tutta la svogliatezza che avete. No, scaldiamoci per bene, facciamo una bella partita, che ne dite? Ok, guardate Messi anche che fa degli scattini. Ok, allora io provo a tirare la prima palla, vediamo un attimo come ce la giochiamo, anche perché non so sinceramente, sono un po' arrugginito in questo momento, sono stato un po' via, ragazzi, che caspita. Va bene, allora proviamo a farne uno leggero, ragazzi, vediamo un attimo, e va dritto in porta. Beh, un po' lentino sinceramente, era un po' corto, sinceramente potevo farlo più lungo, però comunque è indirizzato bene almeno, guardate, oh, dentro, e vai, è andato dentro. Cioè veramente le piccole gioie della vita. In ogni caso, ragazzi, no, vediamo un'altra palla. Aspettate che la lancio magari a Messi, se la vuole uno. Oh, sei pronto? Tieni qua, vai, prendila. Non la prende, mi sa, non la prende. Era lì dietro, non l'hai vista, era qua dietro. Incredibile, ragazzi. Proviamo a fare un tiro un po' più lungo. Vediamo un attimo con un tiro un po' più lungo cosa succede. Ok, vai. Ok, wow, questo era un bel tiro, però era alto e corto, ragazzi. Guardatelo, un tiro alto e corto è questo. Aspettate un attimo che lo rifaccio. Se solo capissi come rifarlo, però. Eccolo. Ok. Forse ho capito. Allora,
così si fanno i tiri molto alti ma che vanno corti, vedete? Ok, magari così, vedete, molto alto però rimane corto, quindi magari se dobbiamo fare un passaggio o qualcosa del genere, magari lo possiamo fare anche così. Poi, finiamo il tiro lungo ragazzi, vediamo di... Oh, ecco, perfetto, è quasi arrivato anche a loro, quasi, in realtà andava fatto ancora un po' più lungo. Vai, proviamo con questo, benissimo, 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 vai, 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 ci prende un po' la mano ragazzi, ci prende un po' la mano, dai, 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 che la tiriamo direttamente in porta, dai, che la tiriamo in porta, forza! Forza, no, 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 sì, no, palo, com'è possibile, palo, no, guardate dove è finito, ho fatto palo e poi così, cioè nel senso che schifo di tiro è, che schifo di, ma non ci credo, uffa, che, aspettate un attimo, volevo tirarla via da qua, è un po' complicato, è un po' difficile ragazzi su GTA, ma si può fare anche qua, si può fare anche qua, dobbiamo solamente cercare di direzionarlo meglio, ci vuole un bel po' di allenamento, guarda, oh, la porta è qua, è grande come, cioè, gigante, ho fatto due pali, cioè quasi quasi due pali, incredibile, incredibile, aspettate, proviamo, cioè, nel senso, ok, oh, benissimo, questa almeno è andata dentro, è quello che interessa a me. Comunque, proviamo a fare qualche tiro un po' più lungo, ok? Oh, l'ho preso in... Scusa, amico, non l'ho fatto apposta. Vabbè, ma così ti fai la testa un po' più forte per quando devi tirare di testa. Dai, alla fine non è neanche così un problema. Allora, proviamo a correre verso l'altra porta, ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare un bellissimo tiro verso l'altra porta. Guardate che figata sia lo stadio, ragazzi, che l'erbetta. Cioè, veramente incredibile. Non penso che su GTA siamo mai arrivati a livelli del genere. Assolutamente no. Tutto questo in 4K, ragazzi, è una cosa veramente spaziale. L'unica cosa è che sono comunque un impedito lo stesso. Anche se il gioco è migliorato tanto, io rimango sempre uguale. Allora, un attimo solo, facciamo questo bel tiro. Ok, allora facciamo un tiro serio questa volta, ok? Proviamo a fare un tiro serio che si fa esattamente così. Vediamo se... Oh, là, questo va dritto dritto in porta. Perfetto, benissimo. Ragazzi, che figo, veramente. Cioè, anche a me che il calcio non è che mi interessi così tanto, ragazzi, ma questo è spaziale, veramente. Fatto in GTA, lasciate un like, mi raccomando, iscrivetevi, perché veramente abbiamo un sacco di cose da fare. Purtroppo, ragazzi, GTA, ma guardate qua. Cioè, ma rendetevi conto che questa è tutta una mod. Non c'è una cosa che state guardando in questo momento che non sia una mod. Secondo me nel 2020 GTA è abbastanza sottovalutato, purtroppo, rispetto ad altri giochi tipo Fortnite e Minecraft, eccetera, eccetera. Mi dispiace tantissimo perché guardate, cioè, o sono solo io che sono appassionato, o ragazzi, veramente è una cosa incredibile. In ogni caso, grazie a tutti quelli che mi seguono, ragazzi, veramente, grazie a tutti voi che mi seguite da sempre, perché veramente è grazie a voi che sto andando avanti e soprattutto che sto facendo un video al giorno, perché sennò davvero non ce la farei mai, ragazzi. Comunque, ecco qua, vedete che piano piano ci stiamo prendendo la mano, quindi proviamo a fare qualche tiro un po' più lungo, un po' più alto. Vediamo, eccolo lì, che l'abbiamo passato direttamente. Oh, scusami, attento, attenzione, attenzione, attenzione. Guardate che proviamo a schivarlo, proviamo a schivarlo, proviamo, non so perché giro. Oh, wow, 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 bellissima, l'avete vista, bellissima questa azione. Ho un po' perso la palla, però per il resto era bellissima, è venuta molto bene. Io adesso direi che facciamo ancora qualche tiro, che ne dici? Vabbè, facciamo ancora qualche tiro. Che fai? Ti metti in porta? Così ti provo a fare qualche tiro, vediamo se la riesci a parare, che ne dici? Chi vuole mettersi in porta? Qualcuno di voi si vuole mettersi in porta? Vai tu, dai, vai tu, forza, vai, vai, vai tu, fammi un favore, vai tu, forza. Aspetta che il pallone sta andando un po' avanti da solo, un attimo solo che lo sistemo, perché veramente è troppo, se no, ecco qua, questa, ecco, meglio un po' indietro che un po' troppo avanti. Benissimo, allora, sei pronto? Quando, perché due? Perché due? Cosa fate da palo adesso? No, aspettate. Oh, due persone, vabbè, proviamo a fare gol lo stesso, tanto penso che insomma non dovrebbe essere troppo un problema, ok? Faccio un tiro, vai, 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 vediamo se va, dritto, dritto, è gol, non si è mosso di un millimetro, è gol. Incredibile, ragazzi, incredibile, che cavolo. Ok, vai, ne proviamo un altro. Questa volta però muoviti, non dormire in piedi. Anzi, proviamo a fare un tiro leggermente da più lontano, perché sennò quello lì è veramente troppo semplice. Anche un bambino ci riuscirebbe. Un attimo solo, per quello non si è mosso prima, perché si sentiva sottovalutato, ragazzi. Proviamo a fare un tiro da qua, ok? Oh, oh, no, aspetta, portiere, scusa, sì, è vero che sono arrivato un po' troppo avanti, ma... vabbè, l'hai presa tu? Vabbè, vaffanbrodo, allora. Seguila tu, allora, la palla, che ti devo dire? Non lo so, ragazzi, non lo so. Cos'è questa cosa? Cos'è successo? Non ci credo. Cosa? Beh, è stregata sta palla, è rimasta appiccicata lì. Prima si muoveva, adesso è rimasta appiccicata lì. Vediamo se... Cioè, ho tirato un... Cioè, non pensavo di spaccarlo completamente. L'ho tirato un po' forte, ma non pensavo che è rimasto lì. È rimasto completamente lì, ragazzi. Boh, non ho idea. Io volevo fare il tiro, ma poi c'è... Che fine ha fatto? No, eccolo qua. Oi, portiere, ci sei? Se ti fai una bella cosa, vai a prendere la palla. Invece di rubarmela, vai a prendere la palla. Guarda, guarda che te la tiro. Aspetta, no, no. Oh, oh. Non pensare... Ehi, fermati, non pensare di fregarmi la palla. Guarda che è mia, è mia. Vai a prenderla laggiù se vuoi.
Niente. Oh, ragazzi, è incredibile, incredibile. Ti vuoi fermare o non ti vuoi fermare? Niente, ragazzi, è sua. Vabbè, guarda che ce ne sono tantissimi di palle. Se mi dici così, se mi vuoi male, mi dici così. Vabbè, valla a raccattare tu. Incredibile, ragazzi, veramente. Non ci posso credere, non ci posso credere. Comunque, che figata, ragazzi, tutti con una palla, tutti a provare, tutti a tirare, tutti a fare veramente di tutto. Ecco, appunto, poi faccio un tiro così e non cioè, veramente, non si capisce neanche per quale motivo sono qua. Lui è ancora là che ricerca la palla, che è finita fuori dal campo. Dai, te la rubo io un attimo, un secondo solo. Vai, prova a tirarla da lì, sono io il portiere adesso. Dai, forza, aspetta un attimo, vediamo se arriva, ragazzi, vediamo se la riesce a tirare. Tirala qua, forza, qui, ehi, muoviti. Sì, vai, fai un bel tiro, qua, lanciala qua. Niente, non la vuole lanciare, va bene, ragazzi, niente. Io non so più che dirvi, ragazzi, perché veramente, cioè, proviamo a tirarla, non lo so, andiamo dall'altra parte, proviamo a tirarla dall'altra parte qua. A parte che c'è la folla ogni tanto che esulta, non so se la sentite, fa wow ogni tanto così. Ma a parte questo, il resto è abbastanza tranquillo. Qui cosa c'è? Neymar. Attenzione. E palala. Che gol, che gol, che gol. Veramente, veramente incredibile. Brividi, ragazzi, comunque. Brividi. Questa volta c'è lui in porta. Vediamo se riusciamo a fargli un tiro come si deve. Un tiro come si deve. Un tiro come si deve. Vai, 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 vai. Oh, 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 doppio. Sì, sì, sì. Sì, avete visto. È rimasto fermo anche lui. Però veramente è andata bene stavolta. Dai, te la lascio a te. Vai, raccatta la palla. Se la riesci a ritornarmela, così almeno ti faccio un tiro. Un tiro come si deve. Vieni a me la torni qua, me la torni? O niente, ragazzi, oggi vogliono allenarsi in questo modo. Vogliono allenarsi da soli facendo tutti i giochi con le gambe, facendo tutti i passaggi così. Però vogliono allenarsi da soli. Vabbè, e si alleneranno da soli. C'è l'altro che gira per tutto il campo, l'avete visto? Vabbè, ci sono un po' di palloni ovunque. Ma in ogni caso, io direi che usciamo da qua, ragazzi. Abbiamo fatto già abbastanza. Usciamo da qua per oggi. Si sta facendo praticamente buio, non so se lo vedete. Torniamo negli spogliatoi, ricambiamoci di nuovo e torniamo a casa. Ah, eccoli, che fine avevate fatto voi che non volevate giocare? Eccovi qua. Perché c'è, cioè, tutti con le cuffie, tutti con le beats, non lo so io. Fate veramente schifo, dai. Ok, ragazzi, andiamocene da qua. Apparentemente mi hanno riconsegnato la Bugatti. La Bugatti, la normale Bugatti, non la 110. Quindi vediamo di tornare verso la città, ragazzi. Che figata, veramente. È stato bellissimo. Attenzione che c'è la polizia che non so che giri sta facendo. E ci sono i pandini che... Wow, i pandini. Cioè, ragazzi, proprio il contrario, no? La Bugatti con il pandino, veramente. Guardate, è pieno di pandini poi in giro. Un attimo perché... c'è la polizia che sta fermando noi. Chi sta fermando? Sta fermando noi? No, non sta fermando noi. Sta fermando noi. No, 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 no. Mi sa che ce l'ha con un'altra persona. Ce l'ha con quello lì, con quella macchina lì. Oh, diamine. Oh, wow, 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 wow. Oh, caspita, oh, caspita. Andiamocene via da qua. Oh, diamine. Andiamo via, ragazzi. Non è roba per noi. Non è roba per noi. Caspita, non è roba per noi. Via, 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 via. Più lontano del... Cioè, veloci come il vento, ragazzi. Andiamocene via lontani. E qua veramente sono impazziti. Avete visto? Sono... non lo so. Hanno tamponato quella macchina e poi hanno tirato fuori la pistola. Hanno iniziato a sparare. Mamma mia, meglio il campo, ragazzi. Meglio il campo da calcio. Un luogo sicuramente più tranquillo, veramente. Che paura, ragazzi, ogni tanto, che spavento. Allora, vediamo di tornare verso la casa che si trova esattamente qui e ci vediamo dopo, ragazzi. Direi che ci vediamo dopo. Guardate che bello, poi adesso sta venendo anche la notte e la sera. Abbiamo passato tutto il giorno ad allenarci, in effetti, che poi domenica c'è la partita, ragazzi, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Cioè, io non so, gli altri fanno finta di allenarsi, forse per questo che sono Ronaldo. Cioè, perché tutti gli altri quando possono non lo fanno, non cioè, nel senso, non si allenano, non ne ho idea, ragazzi, però davvero. Come si fa ad odiare il proprio lavoro così? Se si ama veramente, si fa di tutto, veramente, incredibile. Allora, ci vediamo dopo, direi, e ragazzi, facciamo qualcosa a casa. Signori, sarebbe figo tornare a casa prima del tramonto, perché dovete vedere che tramonto c'è in questa città. È veramente una delle cose più spettacolari che esistano. Guardate, aspettate un attimo. Mi sa che siamo già troppo tardi. Caspita, siamo già troppo tardi, peccato, peccato. Però vabbè, in ogni caso, attenzione, volevo farvelo vedere prima, ma forse dovevamo farlo prima. Un altro giorno, ragazzi, un altro giorno. Una casa abbastanza nuova che abbiamo appena recentemente comprato. Comunque la cambieremo tra pochissimo sicuramente, ma in ogni caso per ora è questa. Ed eccoci qua. Ok, eccoci qua, benissimo. Ok, perfetto, rieccoci a casa, ragazzi. Bene, forse siamo ancora in tempo per il tramonto. Aspettate, 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 aspettate. Vediamo un attimo. Sì, dai, poco poco da lì si vede. Incredibile, ragazzi. Comunque io direi che terminiamo qua questo episodio. Quindi grazie a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi sulle SPDFR, Vita Reale e tantissime altre serie. Come vedete in descrizione c'è il mio Instagram. Seguitemi lì, è il social network più importante, ragazzi, quindi mi raccomando, seguitemi davvero. Non è che io lo dico e poi no, veramente seguitemi, perché è una comunità. Vi aggiorno sempre su ciò che faccio, vi aggiorno su tutto, quindi mi raccomando. In descrizione c'è il link di Instant Gaming, in cui faccio un giveaway ogni mese, vi regalo un gioco gratuitamente. Quindi se ancora non avete scelto il gioco, cliccate là sotto, scegliete il gioco che volete ricevere e lo riceverete, ragazzi, a fine mese, uno di voi. Detto ciò, grazie a tutti, arrivederci.